Bene, adesso arriviamo alla terza e ultima parte, che invece è legata agli usi degli strumenti per la scuola. Allora io introduco un attimo soltanto dandovi dei riferimenti dove voi trovate il modo per collaborare con Porte Aperte sul Web, partendo dal sito www.porteapertesulweb.it. Allora, potete scrivere cliccando su contatti, potete andare a frequentare i nostri cosiddetti spazi social. Potete ad esempio, scendendo in basso della pagina, andare a iscrivervi alla mailing list del gruppo Porte Aperte sul Web, mailing list storica nata nel maggio del 2003, che ormai ha raggiunto e superato i 15.000 messaggi, con una media, considerato i mesi estivi, di oltre 130 messaggi al mese. E sono buona parte di queste delle richieste di aiuto tecnico, cioè togliamo magari un 10-15% magari dei momenti topici, un po' di salute, auguri o altro, però molti di queste, la stragrande maggioranza, è proprio risposta a problemi, dove noi possiamo porre qualsiasi domanda, sia legata ai temi del mattino e sia legata all'uso dei vari CMS, e possiamo trovare risposta, penso che i frequentatori della lista possano confermare, in modo assai partecipato e piuttosto celere. Questo vale sia per chi utilizza il CMS Drupal, presidiato in maniera veramente straordinaria da Nadia Caprotti e da tanti altri, sia chi utilizza CMS WordPress e in maniera magari meno, diciamo, ancora consolidata, perché loro usano più altri strumenti, coloro che utilizzano Joomla. Frequenta la nostra lista anche la persona che è riferimento di Plone e la persona che è riferimento del quinto CMS che fa parte un po' della nostra proposta alle scuole, che si chiama E107. Quindi mailing list, strumento forse principe di contatto e formazione, se siete registrati bene, se no cliccate, se siete interessati ovviamente, su questo link e troverete la modalità per registrarvi, ci sarà semplicemente da attendere un'approvazione. Un altro strumento partecipativo è il wiki di Porte Aperte sul Web, che ci ha regalato e realizzato Paolo Mauri, dove riportiamo, a seconda di vari contenitori, uno spazio per fare un po' una sorta di punto della situazione di risorse e di diciamo studio di settori. In particolare, adesso noi preme in maniera maggiore lavorare sul nuovo decreto trasparenza, dove trovate già la possibilità ad esempio di scaricare il piano triennale sulla trasparenza di UIC Castellucchio di Mantova, e che può essere un valido esempio, no, per realizzare quello della propria scuola, ma potete anche andare direttamente nella sezione trasparenza privacy e accedere a un documento in PDF un pochino più leggibile rispetto a quello che presenta in normativa, direttamente col link al sito www.segretotrasparenza.it, che tra l'altro è gestito da Ernesto Belisario, oppure accedere all'allegato A con una sorta di segnalibri interni che vi consentono di passare dalla singola voce dell'allegato alla, diciamo, elemento spiegato nel decreto legislativo, ma soprattutto avrete modo di passare poi alla sezione con la proposta invece operativa, quella di cui parlavo stamattina, che è stata messa sul wiki una decina di giorni fa dall'Istituto Comprensivo Galilei di Reggio Emilia e che con Mario e altri stiamo cercando di completare con eventuali note. Ecco, qui vedete c'è proprio, no, la proposta che il gruppo di lavoro ha fatto per l'implementazione dei contenuti dell'allegato A nei siti scolastici, quindi è una declinazione secondo appunto le necessità dei siti scolastici. In modo analogo si può vedere anche qualcosa rispetto al Lago Pretorio e poi curiosare sulle altre sezioni. Poi altri strumenti che noi mettiamo a disposizione delle scuole
è il canale di Porte Aperte sul web, su YouTube. Canale Porte Aperte su YouTube annovera ormai più di 100 filmati che sono in buona parte dei video tutorial per l'utilizzo di vari CMS, compresi anche gli ultimi video tutorial prodotti per la sottocomunità di Joomla e i 3 video tutorial, molto interessa più che video tutorial, sono registrazioni di aula virtuali sulla sicurezza dei CMS Drupal, Joomla e WordPress, tenuti da grandi esperti del settore: Drupal Mario Varini per WordPress e Paolo Valenti di WordPress Italia, e per Joomla Gianluigi Pellizzari. Peraltro una serie, la vedremo dopo, di video tutorial riferiti strettamente a Drupal sono linkati direttamente dal modello Drupal a cui accederemo tra poco. Ultimo punto di riferimento è la mappa Chrome Map, analoga a quella che ci ha mostrato Paolo Mauri, sulle scuole che utilizzano CMS, modelli CMS realizzati da Porte Aperte sul web. Vedete che c'è una ampia rappresentanza nazionale, quindi questo dà anche ragione alla nostra volontà di mantenere aperte le porte alle collaborazioni tra le varie regioni. Vedete che in realtà tra questi 330 siti realizzati con i nostri strumenti, noi ne abbiamo realizzati con tutti i CMS e in particolare diffusi su tutto il territorio nazionale. Sono 18 regioni italiane che utilizzano i nostri lavori. Perché è preziosa questa mappa? È preziosa perché è uno strumento di contatto molto significativo. A seconda di dove uno lavora, ha la possibilità di ampliare la mappa e trovare scuole vicino. Questa mappa può anche essere, può essere vista filtrandola per il CMS, e quindi veramente avete la possibilità di creare quella sorta di lavoro territoriale anche in sede che integra il lavoro online attraverso una presenza attiva di risorse, con l'idea di realizzare nei singoli territori proprio dei centri di sviluppo autonomi in grado poi di supportare al meglio le scuole del territorio stesso. Ma adesso